Ciao a tutti! Oggi vedremo insieme la realizzazione di queste bellissime scarpine all'uncinetto per una taglia dai 6 a 9 mesi. Spero che vi piacciano, vi lascio il tutorial. Per iniziare le nostre scarpine bisognerà partire dalla suola. Io una già l'ho realizzata ed ho utilizzato un cotone IG di Tessiland colore 70-60 e un uncinetto numero 2,5. Questa suola misura 11 cm ed è una taglia da 6 a 9 mesi. Per ogni scarpina occorrerà realizzare due suole che poi andranno messe una sull'altra. Quindi andremo a realizzare in totale 4 suole. Avvio 15 catenelle. Faccio il mio cappietto d'inizio e avvio 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Faccio un'ulteriore catenella che servirà per girare il lavoro, 16, e adesso con l'uncinetto punterò nella seconda catenella a partire dalla quindicesima. Facendo 13 maglie basse, 1, 2, 3, una maglia in ciascun punto, 4, 5, 6, e 13. Nell'ultima catenella, in questa, andrò a fare 3 punti bassi tutti e 3 nello stesso punto. 1, 2 e 3. Adesso andrò a lavorare in quest'altro lato facendo 13 maglie basse partendo dal punto successivo a quello in cui abbiamo fatto le 3 maglie basse tutte insieme. 1, 2. Vado a nascondere il filo iniziale tra le maglie basse. 3. Dodici e 13. Dove abbiamo fatto la catenella per girare il lavoro in questo punto, andiamo a fare 2 maglie basse, tutte e due le maglie nello stesso punto. 1 e 2. Adesso riniziamo il giro facendo un aumento nella prima maglia, un
un aumento sarebbero due maglie basse nello stesso punto. Procediamo ancora facendo 13 punti bassi, un punto in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Dove abbiamo fatto nel giro precedente le tre maglie basse nello stesso punto, adesso andiamo a fare tre aumenti, ovvero due maglie basse in ciascun punto, per tre volte. 1, rientro nello stesso punto e 2, vado nel punto successivo e faccio altre 2, 1 e 2, entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Di nuovo adesso vado a fare 13 maglie basse, ogni maglia in ciascun punto. 1, 2, 12 e 13. Arrivati qui, vado a fare due aumenti, due maglie basse nello stesso punto due volte. Entro nel punto, faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa, vado nel punto successivo, faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Iniziamo adesso il terzo giro facendo un altro aumento. Rientro nel punto successivo, faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Adesso vado a fare 7 maglie basse, una maglia in ciascun punto. Entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa, entro nel punto successivo e faccio un'altra maglia bassa. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio 4 mezze maglie alte, una maglia in ciascun punto. 1, 2, 2, 3 e 4. Nei tre punti successivi vado a fare 3 maglie alte, una maglia alta, vado nel punto successivo e faccio un'altra maglia alta, entro nell'altro punto e faccio ancora una maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare questa curva. Andremo a fare 6 aumenti, quindi 2 maglie alte in ciascun punto. Andiamo nel primo punto e faccio una maglia alta. Entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. E questo è il nostro primo aumento di maglie alte. Entro nel punto successivo e faccio una maglia alta. Rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta.
e questo è il nostro secondo aumento. Di nuovo entro nel punto successivo e faccio una maglia alta, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta, e questo è il nostro terzo aumento. Di nuovo ancora vado nel punto successivo e faccio una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Questo è il nostro quarto aumento. Entro nel punto successivo e faccio una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Questo è il nostro quinto aumento, manca l'ultimo, il sesto, quindi vado a fare nel punto successivo prima una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Arrivati qui vado a fare 3 maglie alte, una maglia in ciascun punto. Entro nel punto successivo e faccio una maglia alta, entro nel punto successivo e faccio una maglia alta, entro nel punto successivo e faccio un'altra maglia alta. Adesso vado a fare 4 mezze maglie alte, una maglia in ciascun punto. 1, 2, 3 e 4 e faccio le mie 7 maglie basse, una maglia in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto vado a fare 3 aumenti di maglie basse, 2 maglie basse nello stesso punto. 1. Entro nello stesso punto e faccio la seconda maglia bassa ed è il nostro primo aumento. Entro nel punto successivo e faccio 2 maglie basse, 1 e 2. Entro nel punto successivo ancora e vado a fare 2 maglie basse ed è il nostro terzo aumento. Entro nel punto successivo e faccio altre 2 maglie basse. Rinizio il giro facendo un altro aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, dopodiché vado a fare 8 maglie basse, una maglia in ciascun punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatte le nostre 8 maglie basse, vado a fare 4 mezze maglie alte, una maglia in ciascun punto. 1, 2, 3 e 4. Adesso 6 maglie alte, una maglia in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso dovremmo fare la curva facendo i nostri aumenti, sempre 6 gruppi da 6, quindi 2 maglie alte nello stesso punto per 6 volte. Una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta, è il nostro primo aumento.
dobbiamo andarlo a fare per 6 volte. Due. Tre. Quattro. Cinque. E 6. Facciamo di nuovo le nostre 6 maglie alte, una maglia in ciascun punto. Quattro mezze maglie alte, una, due, tre e quattro, e le nostre 8 maglie basse. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7 e 8. Nella maglia successiva faremo un aumento di maglie basse, quindi una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa e 5 maglie basse, una maglia in ciascun punto. Una, 2, 3, 4 e 5. Nella maglia successiva faccio un punto bassissimo, taglio il filo e vado a chiudere. E questa è la nostra soletta che andrà sovrapposta all'altra. Come faccio a sovrapporre le nostre solette? Le giro al rovescio, vedo qual è il rovescio e le vado ad unire rovescio su rovescio, in questo modo. Come faccio ad unirle? Semplicemente con un punto bassissimo. Prendo il mio filato lilla e questo è un IG di Tessilan colore 7410. Come vado a unire le mie due solette? Le sovrappongo, ne metto una sull'altra, entro con l'uncinetto in un punto qualsiasi della soletta, prendo il mio filo lilla, e vado a fare una maglia bassissima. Prendo, entro con l'uncinetto nella maglia successiva, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ancora. Una maglia bassissima in ciascuna maglia, in questo modo. Così facendo otterrò nel basso, nella suola, quindi la lavorazione è in questo modo, e all'interno della scarpina
troverò questa. Continuiamo così fino alla fine del giro, facendo le maglie bassissime, una maglia bassissima in ciascun punto, prendendo entrambe le suole. Lo faccio più lentamente, così vi faccio vedere bene. Entro nel punto successivo, esco fuori da entrambe le suole e faccio una maglia bassissima. Se non avete visto il tutorial della maglia bassissima, vi lascio il link sotto nell'info box. Se preferite, vi lascio anche il link dello schema della soletta, in modo da poter vedere i punti. Quando andate a fare questo giro di maglie bassissime per unire le due suole, vi ricordo sempre di rimanere con una tensione del filo molto morbida, altrimenti la soletta si piega, non rimane bella tesa. Andiamo a fare l'ultimo punto, io ho anche finito il filo, entro nell'ultima maglia, faccio la mia maglia bassissima, rientro nel primo anellino che ho fatto e faccio la mia maglia bassissima e vado a chiudere. Qui non preoccupatevi che metteremo un po' di colla. Procediamo inserendo l'uncinetto in un punto qualsiasi della nostra suola, agganciando tutti e due questi punti. Prendo il mio filo marrone e lo aggancio in questo modo. Faccio una catenella e procedo per tutto il giro con tutte maglie basse. Aggancio in questo punto e vado a fare tutte maglie basse. In modo da creare la parte superiore della suola. Arrivati in questo punto, entro qui. Comunque vado ad agganciare le due maglie. Continuo. Terminiamo facendo l'ultimo punto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato. Adesso tagliamo il filo e tiriamo. Vedete che si è formato questa specie di alzata e qui andrà appoggiato proprio il nostro piedino. Adesso aggiustiamo un po' i fili, iniziamo a nascondere un po' i fili e prendiamo il filo lilla. Andremo a realizzare la parte superiore anteriore delle nostre scarpine. E per farlo devo piegare la suola a metà per lungo
in questo modo, dal centro al centro qui devo avere due catenelle, una e due. Da questa catenella qui vado a contare 14 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Contate le nostre 14 maglie, entro con l'uncinetto, prendo il mio filo lilla e lo vado ad agganciare in questo punto. Il punto in cui andremo ad agganciare il nostro filo non conterà come maglia o come punto vero e proprio. Agganciato il nostro filo, vado a realizzare 26 maglie basse, un punto in ciascuna maglia sottostante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tredici, quattordici, ventiquattro, venticinque e ventisei. Adesso faccio 2 catenelle che mi corrispondono a una mezza maglia alta, giro il lavoro e vado a fare 25 mezze maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivati a questo punto, vado a fare 3 catenelle, non vado a lavorare l'ultima maglia, mi raccomando, vado a fare 3 catenelle, 2 catenelle scusate, giro il lavoro e a questo punto faccio delle coppie di maglie alte chiuse insieme, per un totale di 10. Punto l'uncinetto in questo punto qui, dove ho fatto la coppia di mezze maglie alte chiuse insieme, e faccio la mia prima maglia alta senza andare a chiuderla. Rigetto il filo sull'uncinetto. Adesso non punterò l'uncinetto in questo punto, ma lo punterò dove ho fatto la mia seconda coppia di mezze maglie alte chiuse insieme. E vado a chiudere la mia coppia di maglie alte chiuse insieme. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, entro in questo punto e non in questo dove c'è la coppia di mezze maglie alte, faccio la mia maglia alta ma non la chiudo, rigetto il filo sull'uncinetto e vado in quest'altro punto. Continuo così fino alla fine del giro. Arrivati a questo punto, vado a fare una mezza maglia alta. In questo giro mi troverò con una mezza maglia alta all'inizio e una alla fine, o meglio una all'inizio e una alla fine, e 5 coppie di maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso nel quarto giro
vado a fare 6 maglie basse chiuse insieme. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro nello stesso punto e vado a fare una mezza maglia alta. Prendo il filo, entro in questo punto qui dove ho la mia coppia di mezze maglie alte e vado a fare la mia mezza maglia alta senza chiuderla. Rigetto il filo sull'uncinetto, nel punto successivo dove ho la mia seconda coppia di maglie alte rientro con l'uncinetto e vado a chiudere. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella mia coppia di maglie alte, tiro fuori il filo e vado a fare una mezza maglia alta senza chiuderla, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e faccio un'altra mezza maglia alta in questo modo. Filo sull'uncinetto, entro nel punto dove ho la mia coppia di maglie alte chiuse insieme, vado a fare una mezza maglia alta senza chiuderla, di nuovo filo sull'uncinetto e nel punto successivo vado a fare un'altra mezza maglia alta e questa volta chiudo tutto insieme. E nell'ultimo punto vado a fare una mezza maglia alta. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 5 maglie basse. Una, due, tre, quattro e 5. Una catenella, giro il lavoro e faccio altre 5 maglie basse. Rientro nello stesso punto della catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Nel giro successivo vado a fare 3 catenelle che andranno a sostituire la maglia alta e 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Nel giro successivo vado a fare una catenella, giro il lavoro e faccio 5 maglie basse. Rientro nel punto della catenella e vado a fare la mia prima maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che andranno a sostituire la doppia maglia alta. Se non avete visto il tutorial della doppia maglia alta, vi lascio il link nell'info box. Giro il lavoro e vado a fare 4 doppie maglie alte. 1, 2,
3 e 4. Giro il mio lavoro e vado a chiudere facendo 5 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4 e 5. Taglio il filo, lo lascio un po' più lungo per cucirle poi in questo modo la scarpina. Adesso andiamo a realizzare il tallone delle nostre scarpine. Inizieremo facendo 13 maglie alte. Per trovare il centro del nostro tallone, io mi sono regolata con le catenelle iniziali che ho fatto per la nostra suola, più o meno in questo punto qui, ok? Ho messo un ago in modo tale da segnare momentaneamente il centro. Adesso vado a contare 6 maglie da una parte e 6 maglie da un'altra. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Possiamo togliere il nostro centro marca punti che non ci serve più. Aggancio il filo lilla. In questo modo e faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giro il mio lavoro in questo modo, perché si lavora sempre in senso anti-orario, e vado a fare 12 maglie alte. Perché 12? Perché le 3 catenelle già contano come prima maglia. 2, 3, 4, 5, 6 e 13. Andiamo a fare 13 maglie basse. Faccio 2 catenelle che già contano come maglia bassa. 2, 3, 4, 5 e 13. Nell'ultimo giro andremo a fare 13 maglie alte, 3 catenelle che già contano come prima maglia, 2, 3, 4 5, 12 e 13. Faccio una catenella, taglio il filo e chiudo e sfilo, e questo è il nostro talloncino.
Adesso andiamo a cucire questa parte. Prendiamo un ago da lana e cuciamo in questo modo. Pieghiamo le doppie maglie alte a metà, così, in modo da far combaciare la maglia bassissima con il giro della maglia bassa, in questo modo, e andiamo a cucire. Chiudiamo bene l'ultimo punto . Facciamo passare bene il filo. E taglio. Andiamo a nascondere questi altri fili che sono rimasti. Poi andrò ad applicare un po' di colla. Adesso prendiamo la nostra fettuccia di raso e la faremo passare a zig zag all'interno di questi spazi che si sono venuti a creare tra le maglie alte. In questo modo. Tiriamo ancora un po' il filo. E adesso lo faccio passare all'interno della solina che abbiamo creato prima. Vado a fare un fiocchetto, mi tengo abbastanza morbida perché questa sarà poi la parte che andrà alla caviglia e taglio il mio nastrino. Ecco qui la nostra scarpettina. Adesso con un po' di colla, io ho questa dove c'è scritto che è adatta anche per la stoffa, ne vado a mettere pochissima sui punti che vi avevo detto prima, un po' qui, più che altro alle chiusure.
ne basta veramente pochissima. Ne metto un po' anche qui, altrimenti c'è il rischio che si sfigli. Vedete? Aspetto che asciughi un po' la colla e vado a rifinire la lunghezza del mio nastrino, perché così effettivamente è abbastanza lungo. Ed ecco qui pronte le mie scarpine. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like. Se non lo avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Per qualsiasi informazione, per qualsiasi domanda potete scrivermi tranquillamente giù nei commenti, che vi risponderò. Sotto al video, nell'info box, vi metterò allegato il link di tutti i video con i punti che abbiamo utilizzato per fare questo tutorial, in più lo schema per la soletta delle scarpine. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!